sul tetto, che è il passo successivo a quello che è stato quattro anni fa l'inaugurazione, se non sbaglio, a settembre del 2019, correggetemi se sbaglio, un progetto che era partito anni fa quando i ragazzi andavano sul sito a monte del paese, su in Valle Gaggio. Poi invece con la richiesta e con l'amministrazione abbiamo individuato un altro punto dove iniziare a fare il discorso di orto, molto più vicino, molto più pratico, e sulla base di quello, su quel progetto lì, l'anno scorso è iniziato anche il famoso discorso di fare anche il frutteto che è stato realizzato nell'altra aiuola della lottizzazione qua a fianco, e con la collaborazione di innanzitutto degli insegnanti, dai docenti, dei loro progetti, di diversi genitori che hanno portato avanti questa iniziativa. Io colgo l'occasione di ringraziare tre dei 4-5 volontari che insieme abbiamo posizionato tutta la recinzione: San Giobiava, Damiani Alfredo, nonno Aldo, detto Spatola, manca Mauro perché è via, e anche Eugenio Camara che è in ferie. L'anno scorso, come dicevo, è partito sto progetto del frutteto. Grazie anche al consigliere del bacino imbrifero montano, Scandella Massimo, abbiamo ottenuto un finanziamento che ci ha permesso l'acquisto, oltre della recinzione, parte della casetta, anche di attrezzature per poi iniziare questo famoso progetto qua. Dell'orto è diventata ormai una realtà anche a livello nazionale, perché proprio partendo da questa esperienza concreta di scuola nell'orto e dell'orto a scuola, il nostro istituto è stato selezionato tra le scuole green, che appartengono alla rete delle scuole green, come l'istituto campione per mostrare in tutta Italia come si può lavorare all'interno delle aule, ma anche all'esterno delle aule, in collaborazione non soltanto con la scuola, ma con tutte le realtà che operano nel territorio. Quando a fine marzo sono stata chiamata a relazionare al convegno nazionale delle scuole green, dissi appunto questo, che la realtà dell'orto di Cazzano soprattutto aveva fatto sì che l'orto diventasse il cuore pulsante del paese. Perché? Perché qui dentro si incontrano i piccoli, i genitori, ma i docenti, ma ci si incontra in maniera completamente diversa, perché si abbattono tutte le barriere, non c'è il docente, non c'è l'alunno, non c'è il genitore, ma c'è un modo diverso di relazionarsi e di fare scuola. Questa testimonianza, questo esempio è partito come realtà concreta e è ora modello virtuoso da diffondere all'interno delle nostre aule scolastiche di tutta Italia. Perché questo? Perché anche i bambini non si sentono valutati, non si sentono misurati, ma si sentono in grado di poter essere se stessi e di poter dire ce l'ho fatta. Al bambino non interessa che la maestra metta il voto quando vede la piantina che è cresciuta in maniera corretta. Il bambino è soddisfatto di vedere che quel semino è diventata pianta. Poco può importare se ha preso buono, distinto, ottimo, o con la nuova valutazione intermedio e via di seguito. A lui interessa vedere concretamente: sono stato bravo,